Tra 2007 e 2017 non ci sono solo 10 anni di differenza, c'è anche una diversità di numeri che parlano di disoccupazione. Per esempio quella giovanile negli ultimi 10 anni è balzata al 65% contro il 46,5% del 2007, numeri che fanno riflettere sul fenomeno che colpisce non solo i giovani ma tutte le fasce d'età. Per questo la CGIL ha organizzato un'iniziativa per far conoscere le storie di alcuni lavoratori ed ex lavoratori. Lavoravo presso la mensa Fincantieri fino all'1 febbraio dell'anno scorso. La ditta subentrante non ha assorbito i lavoratori e praticamente l'1 febbraio ci siamo visti disattivare i badge d'entrata. Io insieme a mia moglie e altri 11 lavoratori da un anno siamo a casa. L'iniziativa porta avanti anche le idee dei sindacati sulla controversa questione dei voucher. I voucher ormai sono nella nostra regione, a Palermo, è lo strumento per coprire il lavoro nero. A Palermo ci sono 450.000 inoccupati che né lavorano, né studiano, né cercano lavoro. E in questa economia informale in cui si annida il lavoro nero, ti danno un voucher se viene qualcuno gli dice che stai lavorando per un'ora. Quindi è un mascheramento del lavoro nero.